Buonasera, come sempre bentornati nella vostra casa del lago, perché io non me lo sono dimenticato, l'ho detto di ogni volta. Casa del Latte che stasera accoglie Sebastiano Tusa e Carlo Ruta, è un'occasione veramente importante. Ma questa settimana è stata una settimana importante, dedicata soprattutto all'archeologia. E qua di appassionati, di persone vicine al mondo dell'archeologia ne vedo tantissime. Del resto siamo freschi in questo bellissimo incontro che abbiamo avuto su due giorni a Fermiana, a Trapani, dedicato alla battaglia Legadi, il giusto proseguo ci voleva. Dicevo che è stata una settimana molto intensa sotto questo punto di vista, perché martedì scorso abbiamo restituito alla fruizione il Museo Archeologico di Marsaglia. Dopo circa un anno di chiusura siamo tornati a riaprirlo, non finito, con un principio di work in progress, ma fruibile. E già abbiamo visto in questi pochi giorni un sacco di gente che per curiosità, per voglia, per amore per quel luogo è tornato a popolarlo, e vi assicuro che è la cosa più bella del nostro lavoro. Questa mattina un altro passaggio per me molto emozionante, molto bello, grazie alla grande buona volontà, l'amore di Sebastiano Tusa che ha per questa terra. Da questa mattina i famosi codici venuti dal mare sono al Museo di Mazara del Vallo a guardare o a guardarsi con il museo, con il satiro danzante. Vi assicuro che tenerli in mano, spostare le vetrine, perché poi inevitabilmente fai operaio, non per dirlo, è stata un'esperienza forte. Pensare che quelle pagine consunte, quello che è rimasto, con queste patine rossastre, giallastre, grigie, fossero state sott'acqua a 450 metri di profondità per quasi 4 secoli, vi assicuro che ti fa molto pensare. Vederle lì esposte in quel contesto, veramente penso che sia stato un regalo straordinario. Di questo sono molto grato a Fernando e a Sebastiano Tusa. Questa sera, altro passaggio per me veramente gradito, perché da sempre, un po' di tempo, seguo certi percorsi culturali fra la sponda della Tunisia e quella italiana, legate al tema del Mediterraneo, alle culture o la cultura che unisce le sponde del mare di mezzo. E questa sera sono particolarmente curioso di ascoltare Carlo Ruta e Sebastiano Tusa, che in questo Mediterraneo vivono, lavorano e danno segnali, hanno lasciato segni forti del loro impegno, della loro cultura e del loro amore per questo lavoro e tutto il mondo del mondo. Mi fermo qua perché ho veramente il piacere di ascoltarvi e essere qua con voi questa sera. Il microfono a Antonio Filippi, che è sempre il regista e il motore forte di questa occasione. E come sempre, sembra una battuta ma non lo è più, il Museo Pepole è sold out in un pomeriggio, in un orario strano. Evidentemente quando i temi che noi affrontiamo sono importanti, seri e di grande profilo, la gente non manca mai. Le persone che ci sono vicine, che amano questo posto e amano il lavoro che sviluppiamo, sono sempre vicini a noi. Di questo vi sono particolarmente grato. Antonino. Buonasera e benvenuti. L'altro giorno, proprio a Marsala, alla fine della presentazione, dell'inaugurazione del museo, e parlando con Luigi, come gli diede alcune indicazioni come poteva svolgersi la serata di questa sera, e lui ritornò sul concetto che sempre è valido, che è vero, dice: non ti preoccupare Antonino, che tu sei a casa tua nella serie. E questo concetto, diciamo, in realtà non è una cosa che, diciamo, vale solo per Antonino Filippi, perché ha dei particolari privilegi in questo museo, anche se molte volte sono stato qua per presentare libri, per lavorare sul materiale del museo, eccetera. Ma in realtà proprio è un concetto che è esteso a tutti noi trapanesi, a tutti noi che viviamo in questa città, chiamiamo questa città, che questo museo è realmente, grazie anche all'opera di Luigi, la casa di tutti coloro che si interessano, che hanno voglia di cultura, e quindi diciamo un ulteriore ringraziamento a Luigi Biondo per l'infaticabile opera che svolge giornalmente. Ma questa sera abbiamo altri due infaticabili, che sono realmente due infaticabili,
qualcuno che diciamo, conosco abbastanza e super infaticante, il campione del mondo, che sono Carlo Ruta e Sebastiano Tuta, che presentano questo bellissimo libro, In viaggio tra Mediterraneo e Storia, pubblicato dalla casa editrice Edizioni di Storia e Studi Sociali di Ragusa. Passo alla presentazione degli autori, che appunto Carlo Ruta, voi conoscete entrambi, però è doveroso farlo. Carlo Ruta è studioso del mondo mediterraneo, è storico di letteratura di viaggio, laureato in filosofia e in teoria della morale, della conoscenza e della comunicazione, autore di numerosi viaggi, ha fatto una cerita, di numerosi saggi, ha fatto una cerita, Viaggiatori in Sicilia, L'immagine dell'isola nel secolo dei lumi, Guerre sono ingiuste, Narco Economy, Il crepuscolo della Sicilia islamica, Storia del viaggio in Sicilia, e con altri autori ha contribuito all'opera Federico II e Il suo tempo. E scrive, ha scritto per diverse testate giornalistiche. Sebastiano Tuta non avrebbe bisogno di essere presentato, ma sappiamo che è sovrintendente del mare, è stato sovrintendente per i beni culturali e ambientali di Trapani, docente universitario in diversi atenei italiani, a Palermo, a Napoli, a Bologna, a Marco, se forse qualcuno lo dimentico, ateneo dove ha insegnato paleontologia e archeologia subacquea, autore di diverse centinaia di articoli specialistici e divulgativi, pubblicato decine di monografie sull'archeologia del Mediterraneo, ha organizzato convegni e mille altre cose. Il libro che presentiamo stasera ci condurrà in un aspettato viaggio attraverso il Mediterraneo. Si tratta di un lavoro particolare, di un lavoro nel quale i due autori utilizzano una forma del dialogo, possiamo dire, che li vede alternarsi nella stesura del testo. Ci presentano le diverse problematiche storiche attraverso le differenti prospettive, ma che hanno sempre un medesimo denominatore, cioè il Mediterraneo e la sua storia costruita attraverso l'incontro, talvolta lo scontro, di un mosaico di popoli che per millenni hanno vissuto lungo le rive di questo mare. Il libro si compone di tre parti, diviso in tre capitoli, in ordine cronologico, antichità, medioevo, poi età moderna e contemporanea, e accompagna il lettore attraverso quella che possiamo definire la macrostoria del Mediterraneo, quindi gli eventi principali, che in questo libro però viene per gli autori, la cornice all'interno della quale poter inserire la narrazione di fatti, di scoperte, di personaggi apparentemente secondari, ma che si dimostreranno, lo vedremo stasera, il vero collante che ha unito insieme i popoli del Mediterraneo. Quindi su questi temi parleremo questa sera, dialogando con i due autori, e nel corso della serata, alla fine, pregherò anche voi del pubblico di partecipare con le vostre domande. Io inizio da Sebastiano Tuta, con il quale negli ultimi anni ci siamo incontrati qua a Trapani già in altre due occasioni, per due precedenti lavori, Sicilia Archeologica, che era una visitazione di tuoi studi precedenti sulla preistoria siciliana, e primo Mediterraneo, dove affronti le diverse tematiche inerenti al Mediterraneo. E la prima domanda è riguarda, chiedendoti come è nata l'idea di questo nuovo libro sul Mediterraneo, come è nata la collaborazione con Carlo Ruta, anche come è cosa che è scritto a scriverlo in questa formula del dialogo. Prego. Bene, innanzitutto consentitemi di manifestare la mia felicità di essere qui con voi e soprattutto tra amici. Luigi Biondo lo considero uno dei più cari colleghi che ho nell'amministrazione dei beni culturali e anche di fuori, quindi non sono tre colleghi. Veramente un caro amico, una persona che stimo moltissimo e i cui risultati si vedono immediatamente dalla gestione di questo museo e di quello che sta facendo la provincia di Trapani, cercando di riaprire e di dare alla cittadinanza e alla società civile dei diritti, perché io ritengo che i musei siano dei diritti, non sono degli elementi opzionali. È Antonio Filippi, che conosco ormai da molto tempo, che costituisce oggi la provincia di Trapani un punto di riferimento anche per gli studi sul territorio, un conoscitore approfondito del territorio, molto attento, molto meticoloso e quindi una risorsa per la cultura, soprattutto del mondo antico, dell'antichità di questa provincia. Consentitemi pure di manifestare la mia contentezza e felicità per quello che ha anticipato nell'introduzione di Gibiono, cioè il ritorno
dei codici a Mazara. Sono molto contento perché sono riuscito a mantenere una promessa con la città di Mazara nel far sì che questi oggetti ritornino, non dico nella casa madre perché vengono dal mare, quindi probabilmente anzi uno di questi due codici viene dal Sud America, pensavo. La casa madre forse si colloca in Brasile o in qualche nazione del Sud America, ma certamente sono stati scoperti, da ritrovati, recuperati e consegnati da un pescatore mazzarese, e quindi è giusto che si trovino, che stiano a Mazara. E quindi sono molto felice che si ritornino a Mazara e che siano possibili, che siano visibili e fruibili in quella città. Veniamo alla domanda che tu mi hai fatto. Bene, con la casa editrice c'è ormai un rapporto consolidato, non è il primo lavoro che edito o editiamo insieme a questa casa editrice, che dobbiamo dirlo con molta sincerità e onestà, la cui elemento propulsivo si deve soprattutto alla qui presente signora Corradini, che diciamo ha non solo una grande capacità nella strategia editoriale, ma anche una grande capacità di convincimento sugli autori, diciamo, oserei dire, tra virgolette, torturando quasi quotidianamente, giustamente, perché gli autori sono sempre poco, come dire, poco rigidi agli impegni, per cui prendono gli impegni e loro li mantengono. Ecco. Lei è capace di far mantenere gli impegni e quindi di produrre cultura in maniera adeguata. E poi, devo dire, questa casa editrice è riuscita a realizzare un prodotto che forse mancava negli ultimi tempi nella nostra editoria, cioè un prodotto che sia da un lato agile e di facile lettura, ma non banale, e quindi scritto dagli addetti ai lavori, e al contempo sia anche economico, cioè il costo di acquisto del libro non è un costo eccessivo. È rivolto soprattutto non solamente agli addetti ai lavori, ma anche soprattutto al grande pubblico che ovviamente deve avere una passione, un minimo di preparazione per comprendere determinate tematiche, ma non necessariamente ambito specialistico. Un po' come dicevo in una presentazione che abbiamo fatto a Roma di questo e di altri libri, sempre della stessa casa editrice, il collega Marazzi, si inquadra in quella tradizione che in Europa ha avuto un anteranno illustre. Alcuni di voi, quelli più grandi come me, si ricorderanno che in Inghilterra nacquero tra le due guerre una casa editrice e una collana che era quella dei Penguin Book. Erano dei libri molto piccoli, economicissimi, scritti da autori di fama, grossi nomi, Wheeler, Green Daniel, grossi nomi dei vari campi delle scienze, che però la casa editrice gli imponeva di scrivere in maniera accessibile al grande pubblico. Quindi grandi temi importanti scritti da grandi personaggi, però in maniera semplice, accessibile, in libri a costo molto economico. Fu un grande successo. Diciamo che è una delle grandi fondamenti della divulgazione scientifica inglese, che come sappiamo è il leader del mondo. Quindi diciamo, questo lo volevo dire, lo volevo sottolineare, perché è un elemento fondamentale per capire un po' la genesi di questo libro. E poi già con Carlo Rutta avevamo collaborato in un altro libro sulla Sicilia musulmana, e quindi diciamo era quasi naturale continuare questa collaborazione facendo questo dialogo sul Mediterraneo. Come sapete, sul Mediterraneo avevamo già pubblicato il mio libro sul Mediterraneo, che era però più rivolto ai periodi più antichi. E in questo caso c'è un dialogo, quindi un contrappunto tra chi parla dei periodi più antichi come il sottoscritto e chi parla invece dei periodi più recenti come Carlo Rutta. Ovviamente il libro non vuole esaurire tutto lo scibile sul Mediterraneo, ci vorrebbero volumi e volumi per esaurire il grande tema del Mediterraneo. Ci sono altri libri che parlano del Mediterraneo in maniera esaustiva, ne dico solo uno, l'ultimo pubblicato da Sigmund Brudbank, tradotto anche in italiano, che è un tomo di circa 420 pagine, che per chi volesse approfondire in maniera puntuale, scientifica, con un apparato critico piuttosto, diciamo, ricco, può leggere quel libro e può approfondire determinate tematiche sul Mediterraneo. Questo non vuole essere ovviamente un trattato approfondito e squisitamente scientifico, ma vuole essere un affresco, un quadro impressionista sul Mediterraneo, attraverso il punto di vista di due studiosi che vedono il Mediterraneo da punti di vista diversi, soprattutto da un punto di vista cronologico e anche, diciamo, di fonti. Ovviamente l'archeologo
si basa molto più sulle fonti materiali e meno sulle fonti scritte, lo storico contemporaneo, lo storico moderno, lo storico anche medievista si basa più sulle fonti scritte, quindi sulle fonti letterarie. Quindi due punti di vista diversi che però si integrano a vicenda. E devo dire che, dato il successo che sta avendo anche in questo libro, penso che la formula sia una formula, diciamo, azzeccata, una formula vincente. Qual è l'argomento, diciamo, principale che tratto? Ovviamente, come dicevo prima, l'interrante visto dei periodi più antichi, attraverso alcuni esempi, attraverso alcuni diciamo, casi di studio. Ma ci ricordate. Mi rivolgo a Carlo Lutacchi. Prima di entrare nel merito delle specifiche questioni trattate nel testo, proprio per, ritornando al tema di libro accessibile a tutti, mi pongo una questione, vorrei partire da una domanda di carattere generale, oltre che da storico del territorio, quindi anche da insegnante, ovvero il rapporto fra la storia e le nuove generazioni, che personalmente ritengo che oggi, dove, diciamo, in un contesto dove solo la tecnologia, cioè l'innovazione, sembra suscitare un reale interesse da parte dei giovani, vi è una grave sottovalutazione di quella che è l'importanza dell'insegnamento della storia. E, diciamo, potrei fare un sondaggio a scuola, ma penso che i risultati li conosco, e i giovani sembrano tutto disinteressati o perlomeno distratti dalla conoscenza dei processi storici del passato, e però talvolta attratti soltanto da talune fantasiose e fuorvianti rivisitazioni. Faccio riferimento ai tanti gruppi neonazisti, neofascisti che nascono in Italia e in Europa e sono invece in quel caso, diciamo, gli esponenti sono spesso dei giovani, quindi, diciamo, una rivisitazione che non è quella corretta. E in questo libro, proprio ritornando al discorso che stavo facendo del Bastiano Busa, mi pare che dia una particolare attenzione alla semplificazione del linguaggio, che spesso è una barriera per i giovani, è un dibattito aperto però anche all'interno del mondo della scuola, e che non è inteso, diciamo, la semplificazione come banalizzazione dei contenuti, anzi il contrario. Quindi, per la tua esperienza anche di giornalista, di esperto di comunicazione, diciamo, come vedi questo problema? Quindi quale rapporto ci può essere tra le nuove generazioni e questa disciplina? Sicuramente Antonino è un rapporto strettissimo, ma è strettissimo il rapporto che ci dovrebbe essere, non quello che c'è realmente, perché come ben sappiamo poi i nuovi mezzi di comunicazione, i nuovi media, insomma, in un certo senso stanno alla fine allontanando i ragazzi dalla cognizione, dalla nozione della storia. Cioè io vorrei portare un esempio, cioè vorrei raccontare un piccolo aneddoto per capire, cioè, qual è la nozione oggi della storia, no? E mi trovavo in macchina per andare verso su e mi sono ritrovato in una stazione di servizio della città di Capua, quindi l'autostrada a Capua, no? E lì c'era in bella evidenza un manifesto, un grande manifesto, proprio grande, sai, quelli di 3 metri, per 6 metri, qualcosa del genere, in cui c'era scritto, cioè rivolto ai turisti, fatto da un manifesto di un'agenzia, grossa agenzia turistica, c'era scritto non dimenticate di visitare Capua, dove potete trovare ancora l'arena in cui come dire, si allenava, combatteva Spartacus, no? L'eroe tragico, eccetera, anche a uno pensa, no? Cioè il grande condottiero dell'antichità che in un certo senso mise alle strette per diverse stagioni nelle regioni di Roma. No, invece c'era scritto in questo modo: venite a visitare Capua, dove ci trovate ancora l'arena in cui combatté Spartacus, protagonista di numerosi film internazionali. Cioè questa è la concezione oggi che passa della storia, cioè non interessa la storia in sé, ma interessa, come dire, la contraffazione storica che noi troviamo, poi diciamo chiaro, i film di Spartaco ci saranno anche vari, ma la maggior parte sono film di bassissimo profilo, tranne quello famoso Volunteer di Dallas, cioè. Quindi questo è il progetto. Per cui
il rapporto tra i ragazzi e la storia è qualcosa che noi lo dobbiamo vedere e divenire, qualcosa che comunque bisogna cercare di realizzare. Io una settimana fa sono stato chiamato per parlare proprio di questo libro in un liceo di Giappone. E ai ragazzi la prima cosa che ho detto è ragazzi, mettiamoci questa cosa, siamo fieri di essere italiani, siamo fieri di essere europei, ma scusate ragazzi, siamo un tantino più antichi, noi siamo mediterranei prima di essere italiani ed europei, e noi dobbiamo essere fierissimi di essere mediterranei. È scoccato un bel applauso, segno che quando uno spiega le cose ai ragazzi in un modo diretto e chiaro, i ragazzi capiscono. E questo è il segnale della domenica. C'è una responsabilità. C'è una responsabilità da parte di chi insegna e soprattutto dai, come dire, sistemi istituzionali che in un certo senso hanno il compito come dire, di far apprendere ai ragazzi la storia nel modo giusto, che è difficile. Però insomma è un lavoro che è tutto in atto. Passando nella tua analisi iniziale, appare evidente che i popoli che durante la tarda preistoria, quindi parlo della mia vita dell'età del ferro, perché sembra che fino al Paleolitico ci fosse una sorta di disinteresse del mare, e fino alle soglie della storia si sono caratterizzati per una particolare protezione per il mare, provenivano tutti da un medesimo settore mediterraneo questi popoli. Cioè in una zona che va dalla costa levantina, l'attuale Palestina, Siria, attraverso l'Anatolia fino alla regione Antica e fino alle grandi isole dell'Italia, quindi la Sicilia, la Sardegna, anche la penisola, quindi di Noci, Micenici, Piloti, Fenici, Greci, Etruschi, anche i Romani ci hanno navigato. Al contrario, invece, ed è ritorno diciamo, all'introduzione di Luigi, l'enorme fascia costiera nordafricana e i popoli che l'abitavano sembra invece per molti millenni aver volto le spalle al Mediterraneo. L'archeologo anglosassone Ludwig, che tu citavi, poi nel suo lavoro sul Mediterraneo, definisce un'ografica la grande laguna. Addirittura dice che questo, diciamo, Ludwig afferma che l'assenza di dati sul Nord Africa compromette, diciamo, di conoscere l'intera storia del Mediterraneo. Secondo te possiamo considerare questo fatto, questo differente rapporto proprio con il mare, la prima grande divergenza culturale tra le due sponde del Mediterraneo, il primo allontanamento tra le due sponde del Mediterraneo? Certo, ci addentriamo in un argomento piuttosto complesso e forse anche eccessivamente specialistico, ma in effetti purtroppo al momento, se dobbiamo basarci sui dati della ricerca archeologica e anche delle fonti testuali, noi abbiamo questo grande vuoto che va dall'attuale confine tra l'Egitto e la Libia fino a Cartagine. Cioè tutta questa parte, che è sostanzialmente la Libia e la Cirenaica, quindi Tripolitania e Cirenaica, risultano praticamente quasi del tutto assenti nella storia mediterranea. Però noi abbiamo cercato di provare, l'abbiamo trovato, delle assonanze tra alcune zone della Sicilia, soprattutto Pantelleria e la Sicilia sul Sicilia meridionale, con la zona deltaica del Nilo e con una sua diciamo protuberanza, che è quel famoso sito che diciamo, non ho detto che voi non devono certamente conoscere, ma noi dobbiamo conoscere, che è il sito di Marsanatuk, che si trova al confine tra l'Egitto e la Libia. In questo sito, all'inizio del secolo scorso, una missione americana fece degli scavi e trovò delle testimonianze interessanti di connessioni tra la sponda nordafricana e la zona minoica e la zona levantina. Quindi era certamente un sito costiero, una sorta di quelli che in inglese chiamano porto trade, cioè un porto commerciale in fondo, con uno scalo commerciale, lungo le rotte che collegavano il delta del Nilo, quindi quello che diciamo dal quarto millennio in poi fino anche all'epoca romana, possiamo considerare un po' il centro del mondo, uno dei centri del Mediterraneo dal punto di vista commerciale. No? Sul delta del Nilo, già nel terzo millennio c'era la città di Adaris, successivamente ci sarà Alessandria, quindi sono dei centri commerciali di grande fermento, di grande dinamismo. Ebbene, da questo delta del Nilo,
gli egizi delle varie epoche commerciavano col mondo di New York attraverso questo sito di Marsala Book. Noi abbiamo fatto degli scavi a Pantelleria, ormai lavoriamo da oltre 20 anni a Pantelleria, e nel sito del Bronzo di Mursile abbiamo trovato delle ceramiche e degli oggetti, soprattutto oggetti di gioielleria, quindi possiamo dire paste vitre, pietre semipreziose come il quarzo, orecchini, collane, di provenienza sicuramente egiziana. E allora, l'archeologo è un po' come il detective, no? L'indizio è, a Pantelleria troviamo oggetti egiziani, molto simili a quelli della ceramica, molto simili a quelli di Marsala Book. Oggetti egiziani che troviamo nel delta del Nilo. Da dove venivano questi oggetti? A Pantelleria come ci arrivavano? Risulta logico pensare che era un cabotaggio lungo la costa nordafricana. Però, lungo la costa nordafricana, soprattutto l'India, sia gli americani prima, sia gli italiani, come sappiamo, gli italiani che avevano la Libia come colonia, hanno fatto in Tripolitania, in Cirenaica, un lavoro egregio, anche se erano più indirizzati sulla filologia classica, no? La romanità, il fascismo voleva l'esaltazione della romanità piuttosto che la preistoria. Però c'erano fiori di archeologi, pensiamo a Antonio Di Vita, Sandro Stucchi, Romanelli e tanti altri che hanno lavorato in missioni valoraziosi, Mori, eppure non è mai uscito niente che possa far pensare a punti, a scavi commerciali databili tra il terzo, il secondo e il primo millennio. Solamente in epoca greca arcaica incomincia la penetrazione greca con la fondazione di Cirene. Ma prima non abbiamo praticamente nulla. Anche noi, insieme alla più presente collega, dottoressa Giucellato, con la quale lavoriamo in Libia da oltre 10 anni, abbiamo scandagliato attentamente la costa cirenaica, soprattutto tra, diciamo, Apollonia, Obeida, Amana, fino a Tobruk, e non abbiamo trovato nulla che possa indiziarci in quel periodo. Abbiamo anche esplorato le isole che si trovano a distanti da costa, purtroppo non è uscito nulla. Una missione americana dell'Università di Pennsylvania negli anni 60, se non ricordo male, fece l'analogo tentativo e non trovò nulla. Sono argomenta ex silenzio, come si usa dire, cioè non abbiamo avuto la fortuna, in archeologia ci vuole fortuna, non solo capacità, per cui non abbiamo trovato nulla in quel periodo, oppure effettivamente, come dicono alcuni autori classici, era una costa inospitale perché desertica, quindi priva di acqua, priva di scali, e quindi i marinai dell'epoca la evitavano. Però ecco, c'è questo indizio, Pantelleria e Monte Grande. Monte Grande è un altro sito che si trova nei pressi di Palma di Montechiaro, dove troviamo materiali databili al secondo millennio, prima metà del secondo millennio con Pantelleria, quindi siamo tra il 2000 e il 2005, materiali che sono affini a materiali egiziani. Da dove arrivano? Noi sappiamo che i materiali egei, i materiali levantini, arrivavano anche attraverso la rotta che passava dalla Puglia, Golfo di Taranto, Calabria, Stretto di Messina e in Sicilia. Però siamo certi, ma io sono convinto, l'ho pure scritto, che esisteva una rotta nordafricana. Il problema è che fino adesso non l'abbiamo provata. Speriamo di provarla quanto prima. E bisogna dire però che precedentemente, cioè in epoca molto più antica, durante il Neolitico, abbiamo invece delle evidenze importanti tra la Tunisia, in particolare l'Oasi di Gerba, col sito di Erdra, che è un sito scavato dal collega Mulazzani, con Pantelleria, perché l'ossidiana di Pantelleria arrivava in Tunisia nel Neolitico, quindi nel sesto millennio a.C. Quindi è strano pensare che se già nel sesto millennio a.C. c'erano questi collegamenti marittimi tra la Sicilia e la Tunisia, quindi Nord Africa, non ci sono più fino in epoca addirittura romana, sembra un po' strano. Però continueremo a cercare nella speranza di trovare qualcosa. La mia idea è che probabilmente la rivoluzione neolitica in condizioni climatiche diverse del Nord Africa portò le popolazioni più verso l'entroterra, quindi come dimostra ad esempio tutta la grande arcia rupestre che c'è nei massicci interni, quindi c'è un allontanamento dalla costa, una diversa concezione di vedere il mare rispetto a quella che ci fu nel sud dell'Europa. Il libro, pur evidenziando i molti problemi di convivenza tra i popoli,
che hanno vissuto lungo le sponde del Mediterraneo, nell'analisi complessiva sembra facile prevalere i punti di contatto. Questa è stata la mia impressione, leggendolo, forse anche un certo ottimismo degli autori, che rispecchia l'esperienza. Cioè ciò che più ha unito non ciò più che non ciò che ha diviso. E questo è ben evidenziato dal riferimento all'introduzione al concetto di prodezza del Mediterraneo come pianura liquida, che viene riportato un paio di volte nel libro, ossia come luogo di incontro fra civiltà diverse. Al contrario, si potrebbe affermare, poi diciamo invece io essere pessimista, affermare che il Mediterraneo è stato quasi sempre una barriera, molto spesso è stato una barriera, spesso difesa dai popoli, quindi si può ricordare come esempio il sistema difensivo di torri in Sicilia, in Sardegna, quindi diciamo il mare visto come qualcosa di pericoloso, una barriera superata solo quando volta in volta altri popoli, attraverso conquiste, ritenevano di essere in condizioni di vantaggio militare o economico, quindi questi spostamenti, i centri commerciali, eccetera, sono avvenuti solo quando c'era qualcuno che riteneva di poter sopravanzare qualche altro. Posto che l'ordine del libero romano è esistito finché diciamo, funzionò l'apparato militare. Finite le regioni, finì l'unità mediterranea, quindi il mare nostro scomparve. È dunque possibile sostenere che il concetto di pianura liquida sia diciamo, un'invenzione della storiografia della storiografia europea del XX secolo. Ad esempio, lancio questa idea di unità che ha visto diciamo, nello stesso corpo crescere come resistenza della comune idea madre mediterranea, quindi altre idee di questo tipo. Cosa ne pensi? Ma guarda, Antonino, il problema è che io invece sono convinto e vorrei fare diciamo così, un percorso analitico al di là della, come dire, degli aspetti retorici che oggi sono prevalenti, no? È chiaro che noi nel Mediterraneo, come in altre regioni della Terra, noi abbiamo due tempi. Il tempo, diciamo così, contenuto, limitato e tutto sommato breve delle guerre, dei conflitti che non durano in eterno, e poi il tempo lungo, io direi il tempo complessivo, il tempo pieno, che è quello delle relazioni. Ora, secondo alcuni storici, che probabilmente potrebbero essere la maggioranza, il tempo breve, diciamo così, o contenuto delle guerre è quello che poi manda avanti i processi storici. Ma sai, io non è che sono molto convinto, perché se noi come dire, valutiamo la storia nella sua realtà, sì, è vero che come dire, le tre guerre tra Roma e Cartagine, insomma, diciamo così, hanno cambiato in un certo senso la geopolitica del Mediterraneo, perché come dire, come ha detto in altre occasioni Sebastiano, c'è stato diciamo, un avvicendamento di Tasso Terzino, no? Cioè dominio dei mari, e da Cartagine in quel caso a Roma, e quindi è cambiato tutto. Così è anche vero che le guerre diciamo così, greco-persiane sono state influenti nella storia, sono state influenti. Noi sappiamo che dalle guerre persiane, quindi all'inizio del V secolo, viene fuori quasi come dire, l'idea, il concetto, il senso dell'essere occidente, no? Occidente. Ma noi possiamo parlare anche nel caso delle guerre tra Islam e cristianità, anche lì come dire, c'è una storiografia identitaria che rappresenta diciamo, questi eventi appunto bellici come decisivi e formativi di intere epoche. Però tuttavia poi ci accorgiamo che le cose stanno andando diversamente, cioè che i tempi lunghi della relazione e poi hanno un'incidenza anche nel tempo delle guerre. Noi sappiamo che al di là dello scontro tra greci e persiani esistevano delle relazioni profonde tra la Grecia e la Persia, attraverso anche quel termine medio che era la Ionia, quindi le colonie greche nella Ionia.
sanno, mi leggono e così via, dove, guarda caso, nasce, come dire, c'è l'origine, secondo Platone, secondo l'interpretazione di Platone, del pensiero occidentale, Talete, Anassimandro, Anassimene. Quindi è chiaro che ancora prima dello scontro noi abbiamo quelli che potremmo chiamare processi di contaminazione. Quindi ci sono in questo caso, ma le guerre, sicuramente le guerre, come dire, di Alessandro il Macedone, sono la genesi di un grande processo di contaminazione che è dato dall'ellenismo, in cui le culture tra Oriente e Occidente, che in un certo senso nel secolo di Pericle si erano un tantino allontanate, poi a un certo punto si arriva a questo agire sinergico, a questa osmosi di realtà culturali, cioè le culture appunto alessandrine e così via. Quindi anche nei tempi delle guerre noi ritroviamo il tempo delle relazioni, che appunto è plenario, è un tempo pieno, perché le guerre durano ma a un certo punto finiscono, e quindi lasciano sedimenti anche le guerre, pensiamo ad esempio alle guerre tra crociati e Islam, e poi lasciano il seme delle relazioni. Noi sappiamo che le crociate hanno incentivato commerci, hanno incentivato anche rapporti culturali tra le etnie musulmane e le etnie cristiane. Cioè, quindi è chiaro che si fa facile retorica quando si parla di civiltà mediterranea, perché in realtà il Mediterraneo non è stato mai un frullatore, diciamo così, che ha creato un omogeneizzato di cultura. Non è stato mai così. Però è anche vero che le contaminazioni hanno avuto un ruolo significativo, che è stato economico, è stato anche nel periodo più difficile, voglio dire, esistevano relazioni economiche, è stato, diciamo così, un confronto anche da un punto di vista culturale. Pensiamo all'importanza che hanno avuto i pensatori islamici nel Medioevo, anche per i cristiani, cioè anche per il pensiero cristiano. Non dobbiamo dimenticare che il caso di Averroè, un filosofo come dire islamico però europeo dell'Andalusia, che fa le sue glosse ad Aristotele, recupera Aristotele, diciamo, da questo grande dimenticatoio che era stato il Medioevo, in cui tutto era l'insegna del platonismo, e lancia un messaggio non ai pensatori islamici, ma lancia un messaggio chiaro al pensiero cristiano. Il discorso di Averroè viene ripreso, naturalmente con delle differenze, viene ripreso e viene tenuto in altissima considerazione, come dire, dal più grande filosofo cristiano dell'epoca, cioè del XIII secolo, che era Tommaso d'Aquino. Ma anche nella vedi Antonino, anche nella modernità, cioè, perché è facile parlare di tempi remoti, insomma, perché poi nella modernità le cose un po' cambiano, però in ogni caso, se noi prendiamo ad esempio il caso della presa ottomana di Gerusalemme nel 1455, è chiaro che si tratta di qualcosa di estremamente importante. Non è un caso che qualcuno fa derivare la nascita della modernità proprio da questa presa di Gerusalemme. Però, insomma, non è così, perché noi, ad esempio, sappiamo che un papa dell'epoca, il papa dell'epoca, entra in contatto con il capo dei musulmani, cioè che era Maometto II, e gli dice: io sono disposto, la Chiesa è disposta a riconoscere le tue conquiste, e se fai un atteggiamento, un passo verso la conversione. È come dire, la dimensione, l'ideologia cosiddetta irenistica della Chiesa. Cioè, ora, anche questo ci fa capire che al di là, come dire, che in un certo senso al di là dello scontro, poi non ci sono stati gli elementi per poter parlare di uno scontro di civiltà. Insomma, diciamolo chiaro, gli scontri di civiltà sono stati un'invenzione ideologica che in realtà non si è mai avuta.
perché le civiltà, anche quando si sono scontrate, alla fine si sono contaminate. Pensiamo ad esempio a Lepanto, sicuramente è stato uno scontro notevolissimo, perché lì le motivazioni non erano, ideologiche, non era l'Islam, lì era il dominio del Mediterraneo. È chiaro che praticamente la Chiesa fornì l'ideologia nell'ambito, diciamo, della guerra, nell'ambito del conflitto, ma le basi del conflitto erano basi economiche, erano basi politiche, erano basi egemoniche. Quindi anche in quel caso, che è decisivo, perché lì viene meno in un certo senso la grande autostima che aveva il mondo islamico di sé, anche in quel caso, che finisce con una grande battaglia, come dire, raffigurata da moltissimi artisti, in tantissime opere, eccetera, anche in quel caso non si trattava di una guerra di civiltà, ma di una guerra egemonica, come tante c'erano state sia nell'antichità sia nelle cosiddette età di mezzo. Quindi noi possiamo dire con cognizione di causa che il concetto, con una pace della grande Oriana, tra l'altro grandissima giornalista, possiamo dire che il concetto guerra di civiltà è un concetto ideologico, è solo un mito, perché la storia ci dice chiaramente che i popoli si sono contaminati anche nei periodi più brutti, anche nei periodi di conflitto più accesi e nei momenti più difficili, quando effettivamente tutto appariva, diciamo così, oscurato da questo senso ideologico della rottura, cioè dello scontro, eccetera, anche lì praticamente esistevano gli elementi di contaminazione. Mi piace qui ricordare, per andare ai tempi recenti, e prendo in prestito un concetto che, come dire, un aneddoto che ha raccontato Sebastiano in diverse occasioni. Quando c'è stata la guerra dei sei giorni, che è stato un momento di conflitto che, diciamo, chiaro, ha fatto tremare il mondo, perché lì è chiaro che confluivano interessi di altissimo profilo, insomma, anche al di là dei paesi arabi interessati e di Israele, ebbene c'erano vie di transito commerciale dove c'erano gli ambulanti israeliani e gli ambulanti palestinesi, gli ambulanti arabi, che continuavano a essere attraversati, perché i commerci, nonostante questa grande guerra che occupava tutti i media del mondo, cioè i commerci e le relazioni, diciamo così, umane continuavano. E questo è un segnale fortissimo che ci fa capire, appunto, con buona pace, con la grande giornalista che Oriana, che le guerre di civiltà sono un'invenzione e non sono realtà effettiva. Grazie. Quindi ritorniamo alla pianura liquida. Ritorniamo alla pianura liquida, ovviamente. E andiamo, diciamo, ad altre contaminazioni che descrive nel libro. Nella seconda parte del libro mi è sembrato particolarmente significativo il tuo riferimento a un'invenzione arrivata dal Vicino Oriente, diffusa in tutto il Mediterraneo, che è quella dei cani. Dei canali. Un complesso sistema di canalizzazione e distribuzione dell'acqua attraverso canali sotterranei. Nel libro racconti la nascita e lo sviluppo di questa struttura, che oggi, ad esempio, a Palermo sono ancora in parte funzionanti, e che a tal proposito anche recentemente sono venuti alla luce, ad esempio, nel nostro territorio, ad esempio le Ceretta, scoperto da Nicola Savalli, che probabilmente in origine dovevano alimentare gli orti dei Cappuccini, l'attuale cimitero di Erice, e altre ancora sono state scoperte, ad esempio, la periferia di Trapani. La tecnica di canalizzazione delle acque attraverso i canali, così come l'altro esempio che tu riporti circa l'esistenza di una medesima tecnica di costruzione delle imbarcazioni in tutto il Mediterraneo, no? due tecnologie diffuse in tutto il Mediterraneo, pur adattando i lavori ai diversi tipi di legno presenti nelle diverse regioni, a mio avviso costituisce una sorta di chiave di lettura che tu utilizzi per dimostrare come elementi apparentemente secondari di vita quotidiana siano invece alla base di un linguaggio comune mediterraneo. E proprio così, diciamo, queste invenzioni, quindi queste scoperte, a volte anche più della politica, della religione, sono le cose che sicuramente uniscono il Mediterraneo. Ma
sì, perché certamente, diciamo, questo lo si vede anche oggi, diciamo, c'è un Mediterraneo dei governi, un Mediterraneo dei governanti, e c'è un Mediterraneo della gente comune. E la gente comune molto spesso non segue quelle che sono, diciamo, le indicazioni, ancorché propagandistiche, dei governanti e dei governi. Per cui molto spesso i popoli dialogano, continuano a dialogare, continuano a interscambiarsi condizioni, concetti, fanno delle commissioni anche di carattere etnico, perché no? Per cui soprattutto il mare è un elemento che certamente unisce. L'acqua è un elemento che unisce, lo diceva lei, l'acqua unisce, non separa. La linea che vediamo all'orizzonte dagli antichi non veniva vista sul mare, non veniva vista come un confine, ma veniva vista come una linea al di là della quale o si fantasticava o si conosceva effettivamente dei mondi lontani, molto spesso, diciamo, visti in maniera piuttosto enfatica e affascinante per la poesia. Per cui il Mediterraneo, che poi per le sue dimensioni è un mare, diciamocelo chiaramente, estremamente piccolo, no? È il 3% dei mari mondiali, quindi non è un mare grande, è un mare piccolo, attraverso, diciamo, il collegamento delle sponde più lontane lo si può fare in pochi giorni di navigazione. La navigazione è quasi ovunque una navigazione a vista, e si possono raggiungere zone lontane del Mediterraneo senza affrontare una navigazione non a vista. Per cui è una situazione che certamente agevola l'interazione. Ora, è stato detto, ed è ovvio, diciamo, lo sappiamo tutti, che ci sono stati momenti di grande tensione, però al di là di questi momenti di grande tensione, se noi guardiamo alla storia dei popoli, vediamo che questi popoli hanno continuamente interagito tra loro. Lo si vede dalla produzione materiale, forse l'articolo lo può vedere meglio che il nome storico che guarda esclusivamente ai testi, perché i testi, volevo volare, sono dei testi che interpretano la realtà in un certo modo. Se noi leggiamo un autore classico come Polibio, come Rodo, come Lucidide, ovviamente è come se leggiamo un evento che è avvenuto oggi in una parte del mondo con giornali di ideologie diverse. Lo stesso evento lo abbiamo spiegato in maniera diversa, no? E lo stesso avveniva nell'antichità. Per cui quello, diciamo, è un livello di interpretazione, di decodificazione degli eventi che è particolare. Noi archeologi vediamo tutto ciò sulla base della produzione materiale. Ora, la produzione materiale ci induce a pensare che c'erano forti interrelazioni. Guardiamo alla Grecia arcaica. La Grecia arcaica non si può spiegare la produzione della Grecia arcaica, della ceramica polinzia, della ceramica geometrica, proprio geometrica, della ceramica rovigliata, non si può spiegare se non pensiamo che esisteva in Anatolia un regno che era il regno di Urartu, che nell'Anatolia centro-settentrionale, che ebbe una produzione artistica che influenzò enormemente l'arcaismo greco, il geometrico e poi l'arcaismo greco. Non si può pensare senza pensare che esistevano dei contatti con l'Egitto, che esistevano dei contatti con i Fenici. Guardiamo alla civiltà etrusca. È possibile analizzare la produzione corentica etrusca senza tenere conto che esistono i Fenici che portavano in Etruria determinati stilemi dell'arte egizia? Quindi c'è un tale, diciamo, un tale mescolamento da un punto di vista iconografico che noi archeologi possiamo, diciamo, capire, vedere e toccare con chiarezza, che ci induce a pensare che è evidente che se un bronzista etrusco faceva la Coppa dei Volini Galassi in un certo modo, lo faceva perché aveva visto, era stato influenzato da una produzione cipriota, da una produzione levantina, da una produzione egizia. Quindi l'Europa, diciamo, il Mediterraneo dei popoli, il Mediterraneo della gente comune, possiamo dire, no? Della società civile, se vogliamo usare altri termini, è un Mediterraneo che interagisce, che tende all'interazione, non tende al contrasto. E allora da questo noi dobbiamo trarre la lezione contemporanea per spiegare a chi ha fatto determinate azioni di carattere politico-militare che hanno distrutto recentemente il mondo a essere un tantino più accorti.
Forse sarà velleitario, sarà utopistico, sarà ingenuo pensare tutto ciò, però chi lo sa, se forse il signor Bush padre avesse letto qualche libro di storia in più o avesse ascoltato qualche collega americano dei campus di Berkeley o di Yale, storici, perché gli americani hanno avuto degli storici e hanno degli storici fondamentali estremamente validi, soprattutto per quanto riguarda il vicino oriente, no? Perché hanno lavorato molto in vicino oriente. Se il signor Bush avesse studiato un testo di storia mesopotamica e quindi avesse capito che la Mesopotamia, e quindi l'Iraq odierno, è una terra che ha sempre interagito, è sempre stata una terra di, diciamo, di cerniera col mondo dell'Asia Media e col Mediterraneo, avrebbe interagito diversamente, perché imporre determinati mutamenti di carattere sociopolitico con la guerra non funziona, non ha mai funzionato. Questo la storia lo dimostra, no? La storia dimostra che i mutamenti sociopolitici si fanno sempre attraverso dei processi interni, dei processi di acquisizione, di emancipazione, di sviluppo interni. E questo la storia lo insegna. Il nostro compito, gli storici dell'antichità, è quello di far capire che tutto ciò può servire per le scelte politiche di oggi. È un po' come, per esempio, vi faccio un esempio, giusto per dinamicizzare un po' questo dibattito. Noi stiamo lavorando nel porto di Lipari, il porto di Sottomonastero. Lì, data la ricchezza dei nostri mari, come sapete, i nostri mari, dovunque ti butti, trovo qualche cosa. Un giorno, casualmente, ero a Lipari, ero andato ospite del collega direttore del Museo di Lipari, e stavo andando via e sento un rumore nel porto di Lipari. E vedo una benda che stava scavando in quella zona dei porti squadrati e delle basi di colonne. E allora, immediatamente, il domani mandai uno dei miei collaboratori della sovrintendenza a chiamare il collega del museo toccando i lavori. Che cosa era successo? Pensate, al centro del porto di Lipari cosa si va a trovare? Un portico romano a 9 metri di profondità dentro il porto di Lipari, al centro del porto di Lipari. Cosa ci sta a fare lì? Ci sta a fare perché c'è stato un bravissimo negativo che ha portato giù nel giro di meno di 2000 anni, 1800 anni, perché insomma i resti del secondo secolo dopo Cristo e dalla Roma imperiale, ha portato giù di quasi 9 metri il suolo. Per capire tutto ciò ci siamo rivolti a colleghi dell'INGV, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Loro, questa nostra offerta di collaborazione è stata accolta benissimo. Perché? Perché lo sapete che l'INGV è quell'organismo italiano che sta creando una serie di modelli predittivi per i terremoti e per le eruzioni, per i cataclismi. Su che cosa si basa un modello predittivo per prevedere un terremoto? Si basa su tutta una serie di sensori che si pongono nel territorio, ma si basa anche sulla storia. Cioè la storia dei terremoti, dalla preistoria in poi, ci aiuta a capire statisticamente ogni quanto può avvenire un terremoto. Quindi l'INGV sta creando dei modelli predittivi basandosi sulla storia. Lo stesso se facciamo una metatesi sul piano politico. La politica dovrebbe essere basata su modelli predittivi basati sulla storia. E questo purtroppo non viene fatto. Ma il nostro compito, ed è anche il monito che fa Sibrian Brutbank alla fine del suo libro, quando invita tutti i colleghi storici e archeologi che lavorano sul Mediterraneo e in Europa a cercare di spingere la politica a essere un tantino più rispettoso della storia. Dunque, non sono i giovani dove questo che ha visto. No. Ritornando, poco fa hai accennato all'incontro e scontro tra civiltà islamiche e civiltà musulmane. Oggi purtroppo l'uomo della strada, sentire sempre più comune che inserito in quello che di populismi, accosta talvolta in maniera errata la situazione odierna, cioè riferimento al terrorismo di matrice islamica, alla contrapposizione dei secoli scorsi tra Islam e cristianesimo. Molto spesso si fa in maniera con questi accostamenti storici così azzardati. Nel libro tu sei tornato più volte sul tema del rapporto tra Islam e cristianesimo, fino a leggere quando cita l'imam Parigini in preghiera davanti. Intonano la Marsigliese davanti alla è un gesto
che si fa nella semplificazione, quando si fanno questi paragoni storici, cioè i fatti odierni e il passato medievale. L'errore si annida, secondo me, nel fatto che non esistono oggi, come dire, approcci corretti, proprio come diceva poco fa Sebastiano, proprio nei confronti della storia. E allora qualcosa che si dovrebbe dire, qualcosa che si dovrebbe spiegare è, ad esempio, che il cosiddetto ISIS, lo Stato Islamico, non ha nessuna relazione con la storia dell'Islam. Nessuno lo dice, nessuno spiega che il terrorismo islamico ha una storia recentissima, invece l'Islam ha un millennio e mezzo di storia. Non dobbiamo dimenticare che, come dire, l'Islam già nel VII secolo andò alla conquista di una fascia di territorio abbastanza immensa, che andava da Atlante, cioè quindi praticamente dal Marocco fino addirittura all'Indo, no? Cioè al fiume, all'Indo. Ebbene, quello che ci dice la storia è che in un certo senso anche l'Islam non si chiuse rispetto alle culture che trovò nei luoghi appunto islamizzati. Sul piano delle architetture sappiamo che non distrussero, come dire, gli antichi monumenti greci, che non distrussero gli antichi monumenti romani, cioè hanno salvaguardato per secoli le piramidi d'Egitto. Anzi, i viaggiatori, c'è una cosa importantissima che nel Medioevo i viaggiatori che dall'Andalusia andavano alla loro terra santa, cioè alla Mecca, per adorare la Caaba, eccetera, passavano proprio dall'Egitto e parlavano di queste piramidi, dei monumenti degli egizi, e ne parlavano con stupore, ma certo non proprio. Il caso di Lenz Magna, il caso di Palmira, cioè praticamente è chiaro che sono stati per quasi un millennio o forse più area musulmana, delle cumene musulmane, e tuttavia non sono state toccate. Ma pensiamo al caso della Sicilia, perché amici dobbiamo andare così lontano, pensiamo al caso siciliano. C'è moltissimi monasteri benedettini dell'epoca, come quello di San Filippo di Egira, come nell'area soprattutto messinese, catanese, moltissime cube precedenti, cioè del periodo precedente, quindi bizantine, eccetera, sono state lasciate intatte, non sono state distrutte. E invece la storia ci dice un'altra cosa, questo Torino che a volte non viene colto con la necessaria evidenza, che sono stati i normanni che per costruire la loro cattedrale hanno distrutto monumenti romani e greci. Per esempio la cattedrale di Catania, di Sant'Agata, è stata costruita con il materiale, cioè con le pietre del piano greco, così a Siracusa. È stato smantellato il castello Euglialo per costruire nell'epoca di Carlo V le fortificazioni della marine della città. Ma tantissime, cioè poi, cioè quindi nel periodo normanno e nel periodo spagnolo, cioè nel periodo spagnolo ci sono state molte discussioni. Noi sappiamo invece che moltissimi monumenti siciliani di epoca classica, nel periodo arabo, sono state risparmiate. Quindi, se noi studiamo la storia, apprendiamo che l'Islam, proprio perché aveva questo carattere, diciamo pure un po' imperialistico, alla fine è universalistico, alla fine si è aperto, diciamo così, al contatto materiale con le altre culture, perché in tutte le realtà islamiche vivevano anche i cristiani. Anzi, ci sono stati ambienti cristiani, sempre nell'Egitto, nell'area, diciamo così, alessandrina, che si sono islamizzati, stiamo parlando di cristiani, liberamente, senza alcuna imposizione,
sottoscrivendo, come dire, un trattato in cui si diceva che lo facevano appunto liberamente perché consideravano gli imam musulmani, cioè il potere musulmano, molto più umano di quello che c'è. Cioè questa è la storia, quindi quando si parla dell'ISIS come della rappresentazione dell'animo islamico, è chiaro che si commette qualcosa di sul piano enorme, storico, di completamente enorme. E quindi quando gli imam, dopo la strage del padre, intonano la Marsigliese, ci danno un messaggio molto importante. Ci dicono che l'Islam francese, questo è il messaggio che viene da questa Marsigliese intonata appunto dagli imam, cioè l'Islam francese è patriottico, cioè è un elemento come dire, etico che fa parte in maniera costitutiva della Francia. Questo succede in Francia, dove esiste una comunità islamica molto radicata, molto profonda, cioè che ha basi molto solide, perché noi parliamo della colonizzazione, anche la colonizzazione alla fine ha prodotto del bene, non solo dei danni, anche del bene, perché anche nell'ambito della grande colonizzazione europea poi c'è stato questo processo di osmosi, c'è stato soprattutto questo processo di contaminazione che lascia comunità importantissime in Spagna, di milioni di persone, che lascia comunità importanti, ad esempio, stiamo parlando della Francia, della Spagna, che già nell'epoca franchista, stranamente, curiosamente così, ospitava 2-3 mila moschee, succede la stessa cosa in un'altra antivecchia potenza coloniale che è l'Inghilterra, che lì una grande comunità islamica, il sindaco di Londra, sappiamo tutti che è islamico, è musulmano. Così in Germania, dove il grande esodo dei turchi, anche lì ha portato, diciamo così, al radicamento di comunità islamiche. Guarda caso, noi un grande radicamento sotto questo profilo lo troviamo in Italia. In Italia la prima moschea viene fondata nel 1980, quindi quando in Europa era piena di moschee, cioè in Italia praticamente non c'era questa tradizione. Ma non c'era questa tradizione, primo perché l'Italia ha avuto uno scarso ruolo, diciamo così, nelle politiche, è abbastanza crescente, nelle politiche coloniali. Insomma, è stata, diciamo così, una dimensione sicuramente molto più chiusa, e per cui proprio in Italia si è aperto questo grande dibattito e ci sono queste tendenze da parte leghiste, da parte di, come dire, delle aree, diciamo, più oltranziste, che non vogliono islamici in casa. In realtà l'Italia si deve mettere nella posizione giusta, come lo stanno facendo tutte le nazioni europee. Oltretutto l'Italia non è stata presa di mira dal terrorismo, e il motivo è chiaro, perché le bombe, i grandi attacchi terroristici che ci sono stati in Europa da parte dell'ISIS, in realtà sono stati attacchi contro l'Islam europeo, cioè questo è il problema. Quindi cosa dobbiamo raccontare in Italia? Cioè che in Italia è il fanalino di coda. È stato, cioè, un modo per cercare di destabilizzare queste grandi comunità islamiche e musulmane e quindi creare quello che loro in un certo senso vogliono, cioè lo sfondo di civiltà. E la risposta quindi dell'imam è stata, diciamo, un netto sonoro no a questa dimensione di scontro che ha componenti islamiche ma che ha componenti anche nel mondo occidentale. Una domanda. Nell'ultima parte del libro racconti la straordinaria storia del uomo della nave Artigno, che è finita poi tragicamente. Si trattava appunto del migliore gruppo di valutari al mondo, erano specialisti che, diciamo, hanno bevute sottomarine anche ad oltre 100 metri di profondità. Un'impresa che negli anni 30, nel secolo scorso, era un atto di eroismo.
a meno di un secolo di distanza, oggi tutti quanti possiamo assistere in televisione alle imprese di un altro grande esploratore, David Attenborough, che ha quasi 90 anni, scende a 300 metri di profondità con una specie di navicella spaziale, molti hanno visto tutti i suoi documentari. E tu che hai definito in questo libro il Mediterraneo come uno straordinario museo che è ancora in parte inesplorato, si è mai fatto una stima di cosa si potrebbe trovare anche grazie all'aiuto di queste nuove tecnologie? E poi diciamo, se c'è un relitto la cui scoperta tu pensi potrebbe suscitare, ad esempio, nel Mediterraneo lo stesso interesse da parte del pubblico che ha avuto nell'immaginario collettivo l'esplorazione del mare? Se c'è qualcosa che avete individuato che si potrebbe... Ma innanzitutto, come dicevo giustamente, la tecnologia recentemente nel campo della ricerca archeologica ha fatto passi da gigante. Fatto passi da gigante perché, da un lato, le grandi scoperte tecnologiche e ingegneristiche fatte soprattutto in campo militare, in campo della ricerca petrolifera, si sono travasate nel campo archeologico per due motivi. Un motivo perché la distensione post caduta del muro di Berlino ha permesso un po' l'allentamento della tensione militare e quindi il travaso della tecnologia militare in campo oceanografico anche nella oceanografia commerciale. Dall'altro perché il progresso tecnologico, soprattutto l'immissione pesante dell'elettronica nella strumentazione ingegneristica oceanografica, ha determinato un abbassamento dei costi. Se fino a 20 anni fa l'acquisto di un sonar della stazione laterale significava la spesa di diversi centinaia di migliaia di euro, oggi si compra un sonar della stazione laterale con 30.000 euro. Quindi oggi la tecnologia è estremamente accessibile anche a un settore poco dotato economicamente come quello della ricerca archeologica. L'Italia in questo ha un grande passato, ricordavi l'Artiglio, ricordiamo anche recentemente l'episodio della Costa Concordia. Forse non tutti sanno che la Costa Concordia si è riuscita a mettere in piedi e portare in Liguria grazie a un'impresa italiana. Gli americani hanno fatto da supporto agli inglesi all'industria italiana, ma è stata la Micoperi dell'ingegnere Bortolotti a inventare e a progettare il sistema di raddrizzamento della nave, evitando che andasse a finire sott'acqua a profondità enorme. E non dimentichiamo che i cassoni per il raddrizzamento della Costa Concordia sono stati costruiti nei cantieri navali di Palermo. Quindi questo per dire che noi molto spesso ci buttiamo giù dicendo che gli americani, ma noi sappiamo fare forse meglio degli americani. Quindi nel campo della ricerca oceanografica devo dire che l'Italia ha un grande passato e un grande presente e spero un grande futuro. La corazzata a Roma, ricordiamoci, è stata trovata dall'ingegnere Ibba che ha realizzato questo formidabile ROV, questo veicolo filoguidato che è arrivato addirittura a 2000 metri di profondità, con il quale ha trovato la corazzata Roma, la famosa corazzata italiana che venne simulata dai tedeschi e poi la colata a piccoli pressi di Alghero nella Sardegna settentrionale. Il Mediterraneo è certamente uno dei mari più ricchi al mondo. Lo dice, è semplice pensarlo, è facile pensarlo, capire. Dal Mediterraneo, che è il 3% di corpo dei mari mondiali, passa ancora circa il 60% del traffico mondiale di merci. Quindi, voler volare, siccome c'è sempre purtroppo la statistica negativa, più navi passano, più navi vanno a picco, per tutta una serie di motivi ovvi che tutti noi sappiamo, purtroppo. Per cui è pieno di pericoli il Mediterraneo, fin dalla più remota attività fino ai finali. Quindi, per questo è un mare ricchissimo. Quale può essere oggi il futuro della ricerca archeologica subacquea? Che cosa ci aspettiamo? Beh, in Sicilia io mi aspetto e vorrei intanto trovare un relitto più antico di quello finora conosciuto. In Sicilia il relitto più antico conosciuto è il relitto di Gela, una nave arcaica, una nave cuscita di una tradizione particolare di origine egiziana. Una nave che portava in Occidente mercanzie di vario tipo, da oggetti fini dell'artigianato
greco a mercanzie di carattere agricolo. Ebbene, sicuramente in Sicilia ci sarà qualche reduto dell'età del bronzo, qualche reduto dell'età del rame, qualche reduto dell'età del ferro, e questa sarebbe una grande scoperta, perché potrebbe aiutarci a dettagliare e scrivere meglio questo grande capitolo del collegamento tra la Sicilia e il Mediterraneo orientale, sia esso egeo, sia esso levantino, sia esso egiziano, e soprattutto nei secoli dal terzo, secondo il primo millennio, inizio del primo millennio, che fino adesso noi conosciamo solamente sulla base dei materiali che troviamo a terra, quindi dei materiali esportati o importati. Trovare un relitto in quel periodo, come il relitto che è stato trovato alla fine del secolo scorso sulle coste dell'Anatolia sud-occidentale, l'inizio di Lumburum, che è stata una scoperta sensazionale, quasi pari alla scoperta dei Titanic, è stata una, cioè, ha aperto degli orizzonti nella ricerca storica di grandissima ampiezza, perché ci ha fatto capire come avveniva il commercio nel Mediterraneo nel XV secolo a.C., che non è facile ricostruire. Quindi, diciamo, la grande scoperta potrebbe essere quella di una nave del terzo millennio del secondo millennio. Se scendiamo in scala, nel Trapanese, secondo me una grande scoperta, saltiamo a piattare tutti i millenni, sarebbe quella del Tantalo. Non so se tutti sanno cos'è il Tantalo. Il Tantalo era un sottomarino inglese che fece strage di convogli italiani. Conoscete tutti la battaglia dei convogli, no? A un certo punto i tedeschi quasi vincevano la seconda guerra mondiale grazie ai loro formidabili U-Boot, cioè i sommergibili, che riuscivano a assicurare, ecco, la picco, migliaia e migliaia di tonnellaggio di navi inglesi, no, scusate, italiani, tedesche e anche addirittura in oceano giapponese. Ebbene, questo Thunderbolt era a distanza nella Sicilia occidentale e periodicamente, quando usciva i convogli da Palermo, da Messina, da Trapani, usciva e colpiva e seminava il terrore. Questo sommergibile fu però a un certo punto colpito da una nave italiana, la nave Cicogna, la quale vide questo sommergibile al largo di San Vito, Locato, e riuscì a buttare con in profondità, e dalle chiazze d'olio che uscirono fuori capì che il sommergibile era stato colpito. Il sommergibile non si trovò più, quindi certamente giace nei fondali della zona di San Vito Locale. Su questo sommergibile ci hanno speso, diciamo, ore e ore di immersione, di ricerca, diversi subacquei, non solo italiani, ma anche europei, di varie nazioni europee. E tra l'altro c'è una storia interessante, che, diciamo, butta ancora più mistero su questa storia, perché a un certo punto arriva una missione della Marina Reale Britannica a San Vito per cercare il Thunderbolt. Quindi subacquei, quindi militari, questi si piazzano a San Vito e cominciano le ricerche. A un certo punto, improvvisamente, questo gruppo di militari britannici scompare, ritorna in Inghilterra. E la mattina della partenza di questo gruppo di militari, il capo missione militare britannico si trova impiccato nei pressi del cimitero di San Vito. Se volete potete andare a cercare nei giornali dell'epoca che ci sono tutti. Perché il mistero del Thunderbolt? Perché ci sono varie storie, sono stati scritti vari libri su questo Thunderbolt. Pare che fosse, però tutte ipotesi, pare che fosse un sommergibile che al comando di Goering razziava opere d'arte in Sicilia, le caricava a bordo e le portava in Inghilterra. Pare che invece questo sommergibile fosse stato, utilizzato per fare esperimenti sugli uomini dell'equipaggio, introducendo gas particolari nel sistema di reazione del sommergibile. Quindi un, diciamo, degli esperimenti sull'uomo a danno dell'uomo di carattere, diciamo, militare e sanitario. La scoperta del Thunderbolt sarebbe una grande scoperta, perché potrebbe, diciamo, risolvere un enigma storico. C'entra pure la mafia, no? Come sempre, qualsiasi cosa c'entra pure la mafia.
perché a un certo punto pare che non so quale capomafia del Trapanese si sia un po', diciamo, insospettito di queste continue andirivieni di personale, di personaggi da tutta Europa per cercare soltanto da fastidio, e allora pare che lo abbiano preso con un deve di strascico, perché l'avevano preso a tutti, quindi sapevano che era politico, e lo abbiano buttato in atto più profondo. Ovviamente sono storie che circolano. Il mare è pieno di storie, il mare è affascinante anche per questo, perché si costruiscono delle storie che poi sono vere, non sono vere. Da un vero in poi. Quindi, allora, però intanto c'è poi un altro grande subacqueo palermitano, appartenente a una delle più grandi famiglie di nobili palermitani, Carlo Oliver, grande subacqueo, grande alto fondalista legato al Mani Trapanese, che era uno dei corallari più famosi, che riforniva i maestri del corallo trapanese negli anni 60 e 70. Ebbene, Carlo Oliver mi disse, prima di morire, che aveva toccato la torretta del Thunderbolt e a quella profondità non c'è più luce, siamo a 800 metri, e aveva toccato la scritta del Thunderbolt. Quindi sono varie storie. Noi l'abbiamo cercato con una missione americana, con quella con cui lavoriamo alle Egeri per il ritrovamento degli ostri, ma non l'abbiamo trovato. Ma abbiamo trovato però la nave che l'affondò, che poi, stranamente, ironia della storia, affondò nelle stesse acque in cui aveva colpito il Thunderbolt, perché nella nebbia fu speronata da un'altra nave italiana. E lo speronamento avviene nella zona della Caldaia, per cui salta in aria e va a picco. Noi, il segnale sonar ci fece vedere la silhouette di questa nave in due tronconi. Si pensa che il Thunderbolt si sia spaccato in due tronconi, e allora la trovavamo ovviamente gridando, urlando di gioia, con il Thunderbolt. Poi però abbiamo fatto scendere il probe e abbiamo visto che non era il CN5, ma era questa nave italiana e colpico in questo raggio di cielo. Quindi questo potrebbe essere, diciamo, ovviamente per gli appassionati non di archeologia, ma per gli appassionati di storia contemporanea, perché sapete, il mare ha questi ambiti amatoriali che sono molto vivaci, no? C'è un enorme gruppo, un grandissimo gruppo di appassionati di storia contemporanea marinara che si appassiona alla storia dei eventi recenti. Il Titanic ovviamente la dice lui, non sapete che l'ho detto sui giornali, che se volete andare a visitare basta pagare $38,000 e una società statunitense vi porta sul Titanic, vi fa stare 3 ore sul Titanic con dei sottocini che hanno costruito l'ultima generazione. A questo punto chiederei se ci sono domande da parte vostra sui temi più qui. Gigino. Uno dei pochi aforismi di Oscar Wilde che non mi piace, dice: il solo fascino del passato è il fatto che è passato. Io credo che senza un passato anche la nostra vita quotidiana non avrebbe senso. Da un po' di tempo questa parte temo, visto con grande dolore, la distruzione quasi sistematica delle testimonianze archeologiche in Oriente soprattutto. Ecco, Carlo Ruta parlava di Palmira, qualche giorno fa ho incontrato una missione tedesca che appunto lavorava a Palmira e che non torna lì da diversi anni. E quindi io temo che si dovrà fare almeno delle testimonianze del passato che lasciano veramente poco senso a quello del nostro futuro. Capisco che è una domanda strana, forse difficile, ma vorrei chiedere a tutte e due, con due sfaccettature secondo me diverse, come vedete voi il futuro del nostro microcosmo, non è casuale il termine, il nostro microcosmo mediatano. Diretto anche io, mentre lei parlava diceva triste, molto triste, perché effettivamente è qualcosa che ci rattrista moltissimo. Cioè il fatto, lo dicevo prima, la vicenda odierna dell'ISIS non ha niente a che vedere con la vicenda dell'Islam storico. È qualcosa di molto recente e che
nasce da tutta una serie di reazioni, di reazioni a catena. E qual è il futuro? Insomma, io ripeto, lo vedo molto triste, e per questo si deve cercare in tutti i modi, insomma, di, come dire, ognuno cercare di dare il proprio contributo, perché questo contatto con la storia, con il nostro passato, non si perda. Perché non si tratta di fare retorica, di dire che la storia è la maestra della vita, ma come diceva poco fa appunto Sebastiano, è chiaro che dalla conoscenza della storia, dalla serie di Bucci, poi alla fine possiamo trarre degli insegnamenti su quello, che si deve fare, su quello che non si deve fare. Molte cose, insomma, in questa epoca si sono fatte, sono state fatte, in una sorta di gioco d'azzardo con la vita degli esseri umani, e non si dovevano fare, perché effettivamente c'è una grande involuzione che sicuramente porterà male, non solo a noi, ma soprattutto, io direi, soprattutto direttore, alle popolazioni future, ai giovani che domani saranno come noi. Quindi, e questo è anche un motivo, veda, per cui noi abbiamo deciso di lanciare, diciamo così, questo progetto di dialogo, che ovviamente continua. Non è un caso, c'è un libro che parla di dialogo, cioè della capacità dei popoli di dialogare, che si esprime attraverso il dialogo, perché è, come dire, un modo di comunicazione, di espressione nobile, che noi sappiamo che la filosofia occidentale sul piano della scrittura proprio nasce dal dialogo, i dialoghi di platonici. Sappiamo anche che per moltissimo tempo, in diverse epoche, la scienza è stata comunicata anche o soprattutto attraverso i dialoghi. Pensiamo ancora all'età post-rinascimentale, alla scienza di un grande italiano, Galileo Galilei, che si esprimeva, veniva esposta e soprattutto attraverso i dialoghi. Quindi io quello che voglio dire è, viviamo tempi difficili, e l'unica cosa che noi oggi possiamo fare, possiamo tentare, è quella di inserire, diciamo così, nei processi dell'interazione sociale del nostro tempo l'elemento del dialogo. E nel nostro piccolo è quello che stiamo facendo io e Sebastiano Tusa, con questo libro e con altri che ci sarà un seguito, perché a questo dialogo, che deve essere dialogo interpersonale, deve essere dialogo sociale, deve essere dialogo intellettivo e soprattutto deve essere dialogo interculturale, al di sotto delle culture e soprattutto delle ideologie. Ci sono gli esseri umani, e gli esseri umani devono cercare di comunicare il più possibile. Questo è quello che penso io. Quello che ha detto Carlo trovo completamente, aggiungerei che essendo un osservatorio di questi paesi, perché di continuo avevo gusto a frequentare questi paesi sottoposti a questa tragica pressione, ma credo tutto sono ottimista. Sono ottimista perché credo che in questi paesi ci sono delle forze sane, ci sono dei fermenti estremamente positivi che cercano dall'interno di opporre il concetto di libertà, il concetto di cultura, il concetto di solidarietà alla barbarie. In Siria, per esempio, in un grande punto, esiste un dipartimento di archeologia che continua a raccogliere caparbiamente tutto ciò che trova e che viene distrutto, o che non viene distrutto, che è possibile che sia distrutto, e a cercare di salvaguardare la storia, la memoria, attraverso un'opera certosina che fanno questi colleghi siriani, anche in situazioni estremamente difficili, cose. E quindi questo significa che c'è la volontà da parte dei siriani, una parte positiva, bella dei siriani, di avere passione per il proprio patrimonio, per la propria storia. Lo stesso in Libia, la Libia, che conosco molto bene, dalla
famiglie pervengono, non dico quotidianamente, ma settimanalmente, delle mail di colleghi che ci dicono venite ad aiutarci. Il che significa che anche lì, malgrado la situazione sia per certi versi più difficile di quella siriana, tuttavia ci sono dei fermenti e delle forze positive in quel paese. Non parliamo della Tunisia, che è l'unico paese che è riuscita a uscire fino adesso indenne dalla cosiddetta primavera araba, e lì c'è uno scuolo di colleghi archeologi, storici, storici dell'arte, che lavorano molto bene e caparbiamente portano avanti questo concetto della difesa del patrimonio. Quindi io ritengo che il nostro dovere sia proprio questo, di ottimisticamente aiutare questi colleghi, aiutarli in tutti i modi, aiutarli con la nostra testimonianza, con la nostra presenza. Certo, nessuno dice che vogliamo fare gli errori, quindi andare lì a rischiare la vita al di fuori della nostra terra, però certo quando è possibile noi dobbiamo cercare di aiutarli in tutti i modi, aiutarli sia a livello governativo, e devo dire che la scelta di Gentiloni di appoggiare il governo di Serraj in Libia secondo me è stata una scelta positiva. Certamente Serraj non rappresenta l'intera Libia, perché la Cirenaica è un altro governo, poi ci sono le tribù, ci sono le milizie, il sud è in mano delle tribù berbere del Sahara. Però ecco, stare solo alla finestra, guardare e non sporcarsi le mani all'interno di questi paesi secondo me è negativo. Noi dobbiamo intervenire in qualche modo. Probabilmente il governo di Serraj in Libia verrà cancellato da una faida interna che porterà a emergere il colonnello Haftar dalla Cirenaica. Però ecco, noi dobbiamo comunque come paese, come Italia, secondo me, avere in questi paesi un intervento che sia un intervento diretto, non certo militare, ma un intervento politico, un intervento culturale. L'Italia è un paese che può offrire al mondo principalmente cultura. È la nostra forza, il nostro territorio, la nostra ricchezza è la cultura. Non certo la tecnologia, in cui, per carità, abbiamo fiori di tecnologia, abbiamo fiori di cervelli, però certamente non possiamo competere né con la Germania, né con gli Stati Uniti, né con il Giappone, né ora con la Cina. Quello in cui possiamo avere un primato del mondo è la cultura, e in questo dobbiamo agire. Penso che adesso, diciamo, si comincia a capire tutto ciò, perché ho visto che i fondi del Ministero degli Esteri per l'Istituto di Cultura non scendono più come prima, stavano quasi chiudendo l'Istituto Italiano di Cultura, ed era una gara di natura. Pensate a quello che significa la lingua italiana nel mondo, cioè soprattutto in Sud America. La lingua italiana è una delle lingue più importanti in Sud America. Chiudere l'Istituto Italiano di Cultura in Sud America è un delitto, perché significa distruggere non solo la nostra cultura, ma anche la cultura di quella gente che è stata lì, è venuta dall'Italia, si è trapiantata, ha creato ricchezza, ha creato lavoro. Ora, tutto ciò significa per noi potenziare questo messaggio di cultura che l'Italia deve avere nel mondo. E penso che sia, io sono abbastanza ottimista, penso che si stia andando verso questa direzione. Recentemente siamo proprio tornati alla Tunisia, dove grazie ai colleghi sardi, alla loro capacità, i sardi sono testati, forse più di noi, dobbiamo prendere esempio i colleghi sardi, sono riusciti ad aprire la scuola archeologica italiana a Cartagine, che è un grande traguardo, che non è una scuola italiana perché vogliamo mettere la bandiera italiana, no, è una sancire una collaborazione con i colleghi tunisini e cercare insieme a loro di salvaguardare, valorizzare il loro patrimonio, perché anche il nostro patrimonio. Quindi ecco, io sono ottimista. L'ISIS è un fenomeno che certamente sarà destinato a morire. Io penso nel breve tempo. È un'aberrazione del mondo islamico, esatto. Certamente uscirà, però è un'aberrazione, come è stata un'aberrazione il nazismo. Il nazismo nasce nell'ambito della cultura occidentale, purtroppo, perché Rosenberg era un filosofo di stampo occidentale, però è un'aberrazione, perché non possiamo inserire il nazismo nella cultura occidentale in cui fanno parte grandi musicisti, grandi filosofi, grandi storici. È un'aberrazione. Le aberrazioni esistono in tutti, purtroppo in tutte le civiltà.
quella l'ISIS è un'aberrazione del mondo islamico e come tale lo dobbiamo trattare. Guai a pensare che sia il mondo islamico in generale. Purtroppo si è avverato qualche cosa che vedevamo nei film, i più grandi se lo ricorderanno, il famoso film Fahrenheit 497, film di Truffaut, è bellissimo, in cui si bruciava questa società futura che bruciava i libri, perché doveva bruciare la memoria. Ecco, loro purtroppo hanno visto, dal film si è passata alla realtà, ma io ripeto, penso che tra poco non dovrà essere materia solo.